Allora, buonasera a tutti, buon anno. Grazie. E sono contento che cominciamo l'anno non solo in questa nuova aula, ma anche con un romanzo molto molto importante e, che comunque ci accompagnerà per tutta questa giornata. Allora, conoscenza di Gabriel García Márquez. Chi è che ha letto Cent'anni di solitudine? Beh, insomma, siamo in minoranza. C'è chi lo sta per finire, vedo in fondo. E in realtà, insomma, si fa bene perché non, è un romanzo che non chiude mai il cerchio come tutti i grandi romanzi della letteratura. Allora, innanzitutto, prima di parlarvi proprio del testo, come è nato questo romanzo? Voi sapete che Cent'anni di solitudine è del 1967. È un romanzo che è stato scritto e concepito in 8 mesi. Il fatto è che nasce però da un dolore, da una ferita. La storia è questa. Pare che Gabriel García Márquez, prima di scrivere questo testo, attraversasse un periodo non particolarmente felice per quel che riguarda la sua vena ispirativa. E infatti pare che si confidò proprio con Álvaro Mutis, che vi consiglio di leggere, tra l'altro citato anche da De André, per chi ama De André, la saga di Macrollo e il Gabbiere, per la precisione, in cui lui raccontava il fatto che aveva attraversato 4 anni orribili passati in Messico nella miseria più nera, e diceva che appunto faceva il giornalista in quel frangente, aveva abbandonato momentaneamente la carriera giornalistica perché non riusciva più ad andare avanti, no? Allora che cosa succede? Che lui non aveva più pubblicato alcun romanzo, né racconti e né altro, e quindi però aveva qualcosa che gli ronzava in testa. Ora, i grandi autori, i grandi scrittori hanno sempre oggi noi diremmo in modo improprio, una fissa. Dante l'avrebbe chiamato il pungolo, cioè qualcosa che entra nella testa e inizia a lavorare. E Gabriel García Márquez si era soffermato sul problema delle origini. E soprattutto iniziava a venire su un problema legato ai ricordi, soprattutto della nonna in particolare. La stessa nonna gli aveva raccontato che in un villaggio lui veniva chiamato in termini affettuosi Gabo, ed è anche conosciuto come Gabo. Stiamo parlando non solo di uno dei più grandi scrittori sudamericani, colombiano, e credo che assieme a Vargas Llosa e a Cortázar, tolti ovviamente Borges e altri, è considerato uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi, o anche dell'America Latina in particolare. Tra l'altro questo libro, apro questa parentesi, quando uscì in Italia non fu molto apprezzato, ahimè nemmeno da Pasolini per esempio, no? Perché Pasolini lo considerava un'epopea estremamente barocca, in cui i personaggi erano come spazzati e quindi non rientrava nelle corde del nostro. Però, tornando a Gabo, era in una condizione in cui era arrivato a dire non scriverò più. Si considerava povero e disperato, e pochi mesi dopo stava guidando la sua Opel
sulla strada e all'improvviso ha un barlucinio, un attimo di bellezza che gli penetra. E decise di rinchiudersi, di lasciare moglie e figli alle vacanze e di fare proprio una specie di ritiro tra le varie proteste appunto dei suoi familiari. Quindi torna in città e inizia a scrivere per 8 mesi e scrive l'epopea, che è un'epopea a tutti gli effetti, che noi leggiamo oggi. Poi, cosa succede? Che scrive l'ultima pagina del libro, la consegna all'editore e Cien años de soledad esce nella capitale argentina agli inizi di 50 anni fa. Però lui non, cioè, era quando un autore scrive un'opera che nasce dalle macerie, è l'opera in cui egli stesso c'è appieno. Per recuperare una condizione originale e originaria, ha bisogno di ritornare ai suoi primordi, alle sue origini, alle sue radici. E cosa fa? Non fa solo un romanzo che è un'epopea, ma ricostruisce, ricostituisce un mito. E che cosa fa oltre a questo? Tenta di unire la complessità intellettuale alla trasparenza. E quindi 100 anni di solitudine è un romanzo di vitalità, di pienezza. Però è un romanzo che ha delle appartenenze, dei ritorni. Voi conoscete William Faulkner? Lo conoscete? Chi conosce William Faulkner? Benissimo, William Faulkner è uno dei più grandi scrittori americani, anche egli premio Nobel, come il nostro, rispetto a García Márquez, ha scritto anche poesie. E William Faulkner è uno dei punti centrali a cui Márquez fa riferimento. In Italia si deve la fortuna di William Faulkner ad Attilio Bertolucci, grande poeta, uno dei più grandi poeti del Novecento, che lo ha tradotto, soprattutto in Urlo e Furore, Santuario, sono alcuni dei testi, alcuni romanzi di William Faulkner. Però la grandezza di Faulkner qual è? Quella di essere considerato un po' il Joyce americano, perché i personaggi di questo strano posto che si trova nel Mississippi sono personaggi che esprimono il loro punto di vista in tutta l'opera. Magari una volta faremo anche Faulkner. Però è uno dei punti di riferimento di Márquez, perché la gestazione di 100 anni di solitudine, poi vedremo perché 100 anni e perché di solitudine, risale fino a Faulkner, è imbevuto di Borges, di Cortázar, di Vargas Llosa e anche di Dumas. Però il punto è un altro. Márquez ha chiamato 100 anni di solitudine anche per un motivo abbastanza evidente, per una questione di tempo. Era ossessionato dalla solitudine e dal tempo. E infatti nella prefazione di 100 anni di solitudine c'è scritto: l'individuo è divorato dalla storia e la storia è divorata a sua volta dal mito.
viene in un certo senso così spazzato completamente l'orizzonte letterario europeo, che fino a quel tempo era in voga, e fa un'operazione complessissima, la prolessi. La prolessi è un metodo letterario per cui il tempo acquisisce un significato a seconda dei personaggi che ne sono coinvolti. È un metodo per cui il passato sembra presente, no? Il flashback è una delle caratteristiche centrali della prolessi. Per cui io con il flashback vivo una condizione passata, la narro e allo stesso tempo però è passata. Solo che con questa operazione riesco a riportarla in vita. È un'opera di immersione la prolessi. Allora, vediamo meglio di che cosa si tratta. Allora, innanzitutto, dove ci troviamo? Ci troviamo in Colombia e Márquez fa un gesto di narrazione che sconfigge la morte. Voi sapete che uno, banalmente lo abbiamo fatto anche noi, o diciamo dinanzi al camino, la narrazione degli eventi del passato fatta dai nonni, dai padri, è un'operazione di salvazione dalla morte. Perché dico questo? Perché il mito di Márquez, il mito che Márquez insegue, è perduto, è una sorta di Eden perduto. Perché questo romanzo narra le vicissitudini di 7 generazioni. E abbiamo una famiglia, che è la famiglia Buendía, il cui capostipite José Arcadio fonda alla fine del XIX secolo la città di Macondo. Cosa fa quindi? Attraverso la prolessi, e guardate che in questo metodo è un recupero non solo delle origini, ma anche della memoria più sconfitta e più perduta. È come se fosse da una parte un anticipo e dall'altra un recupero. L'individuo è come divorato dalla storia, ha detto Ariel Dorfman, e la storia è divorata dal mito. Quindi, che cos'è questo romanzo? Ovviamente, per analizzare punto per punto tutte e 7 le generazioni ci vorrebbe un corso intero, perché è un romanzo densissimo, corposissimo, però a noi interessano alcuni aspetti di questo romanzo. È innanzitutto la metafora della storia colombiana, che a noi sembra una cosa lontanissima, perché all'interno di questa epopea familiare, che ha un inizio e ha una fine, come tutte le grandi famiglie, all'interno c'è la guerra civile. E quindi cosa fa? Il romanzo riporta in luce, recupera, ricostruisce, ricostituisce un mito, la leggenda locale, addirittura il folklore, ciò che è narrato in antichità, che viene riportato di nuovo in luce, è la storia della famiglia Buendía. Però la famiglia Buendía, come ha insegnato il metodo Faulkner, è il centro del mondo e da lì si dipana tutta la storia di questa famiglia. Le varie generazioni permettono di raccontare, di recuperare la maschera linguistica, gli avvenimenti della Colombia moderna, la vita coloniale, per esempio,
Il lento inserimento all'interno di Macondo, poi vedremo che cos'è Macondo pienamente, sulla via del progresso, no? Come viene recepito il progresso nell'avvento delle multinazionali, addirittura anche l'arrivo della ferrovia che cambia e modifica completamente la storia di un villaggio. Voi pensate, un villaggio dell'Ottocento che vede arrivare un treno, no? E anche la guerra dei mille giorni. L'egemonia culturale, come vi ho detto, della multinazionale, delle banane, United Fruit Company, e anche il rapporto che c'è tra sciopero e classe lavoratrice. Allora, perché scrivere un romanzo del genere? Un romanzo, tra l'altro, che ha degli intrecci e dei fili che legano le generazioni, quindi non è un romanzo slegato. E quindi l'ossessione per la costruzione familiare, il primo nucleo della società è la famiglia. Ancora prima è perché è il luogo in cui l'uomo appartiene, cioè il momento in cui noi apparteniamo. È la famiglia. La famiglia ci permette di capire da dove veniamo e dove siamo nati. E infatti uno dei primi titoli non era Cent'anni di solitudine, ma La casa, perché era il luogo in cui avvenivano le relazioni tra le persone. E quindi che cosa succede? Succede che nelle sette generazioni all'interno di questo villaggio chiamato Macondo è il punto in cui il mondo nasce di nuovo. Macondo non è solamente il villaggio dove vivono le persone, è il mondo in cui, è il punto in cui il mondo ha coscienza di se stesso. E quindi c'è questa storia che si dipana per sette generazioni. Ma nella prefazione Márquez dice qualcosa di estremamente interessante. Un'atmosfera di destino imperscrutabile, di fatalità, storie di desolazione e di solitudine in cui la mancanza di amore alimenta i deliri del potere. Tra l'altro, questa morale, la morale non è solo qualcosa che edifica, perché la morale è ciò che ci permette di, come dire, non solo di recuperare, ma anche di ottenere un effetto catartico. Viene svelata però solamente alla fine. Il narratore è onnisciente, voi sapete cosa vuol dire onnisciente? Chissà cosa vuol dire narratore onnisciente, alzi la mano e parli. Prego. No, non credo. No. Sa tutto, esatto, sì. Ecco, esattamente. Manzoni, nei Promessi Sposi, grazie. Nei Promessi Sposi è un narratore onnisciente, cioè che vuol dire che sa tutto. Significa che lui conosce tutti i pensieri dei personaggi e conosce anche, lo so che è una cosa ovvia perché è lui l'autore, però non è al servizio dei personaggi, è lui che li muove, quindi diventa una sorta di Deus. Il narratore onnisciente conosce la storia di tutti i personaggi e le sette generazioni raccontano la loro storia, il loro dolore e soprattutto anche la loro totale e indefessa solitudine. Ci sono dei critici che
che hanno espresso tutto questo in quello che si chiama realismo magico. Che cosa vuol dire secondo voi realismo magico? Chi mi sa dire che cosa significa realismo magico? Innanzitutto realismo che cos'è secondo voi? Cioè, quando è che uno compie un'opera di realismo? Arrivateci, non è difficile. Secondo voi, Cioè, quando è che uno compie davvero un'opera di realismo? Ve lo dico. L'opera di realismo è quando io scrivo qualcosa che è verisimile alla realtà. In Francia, per esempio, Émile Zola ha compiuto addirittura un'opera differente, che è il naturalismo, per cui la realtà descritta in un'opera è esattamente quella che si vede scientificamente. Il realismo, che ha nel Novecento, dovremmo fare una lezione a parte, il realismo magico significa che l'elemento della realtà più vero è condensato in un aspetto magico e soprannaturale. Perché questo? Perché l'elemento magico può essere intuito solamente. In tutta l'opera di Márquez, e non solo nei Cent'anni di solitudine, ma anche L'amore, il tempo e il colera, per esempio, abbiamo un'intrusione del soprannaturale all'interno del testo, dell'opera. Una delle caratteristiche principali tra i personaggi, per esempio, è Remedios la Bella. Remedios la Bella è uno dei personaggi di Cent'anni di solitudine più decisivi, perché è il momento in cui la memoria della nonna, che raccontava che una donna era scappata con un uomo, e poiché era un aspetto non particolarmente, potrei dire, estremamente, diciamo, è un po'... No, prego. Assolutamente, anzi era un discrimine, soprattutto perché una fuga da casa. Allora, c'era questa diceria che era stata presa e portata in cielo, ma in realtà aveva seguito un uomo. Allora Márquez si ricorda di questo aspetto e lo inserisce nella figura più celestiale, quasi mariana, di Remedios la Bella. Cosa succede? Che questo elemento magico, pensiamo per esempio al ghiaccio e all'aspetto esoterico, Cent'anni di solitudine è imbevuto di esoterismo. Perché? Perché se io parlo della realtà, la realtà nasconde un segreto, direbbe Ungaretti con la poesia, ha un aspetto estremamente enigmatico, per cui l'entrata dell'uomo a contatto con la realtà è sempre estremamente misterioso. I personaggi di Cent'anni di solitudine accettano invece di mettere in questione, mettere a fuoco il problema. Uno dei personaggi che evidenzia questo è Melchiades. Melchiades è l'elemento esoterico, magico e estremamente misterioso che condensa tutta la prima parte del libro. Poi c'è l'aspetto sensoriale. L'aspetto sensoriale è uno dei metodi con cui noi ci rapportiamo alla realtà. È l'aspetto dei cinque sensi. Tra l'altro, Cent'anni di solitudine ha una floridezza sensoriale, per cui i personaggi che toccano
gli altri personaggi toccano le cose, sono densi di una prospettiva sensoriale, percettiva altissima. Quindi l'elemento sensuale è caratteristica di quello che viene chiamato realismo magico. È il metodo con cui noi ci rapportiamo alla realtà. Cerchiamo un po' di scoprirla, ecco. E poi c'è il problema del tempo. Ora io voglio evitarvi tutta la parte legata alla trama, ma non per una, perché è estremamente lungo e quindi vi toglierebbe la curiosità di andarvelo a leggere per chi non lo ha fatto. È interessante però capire qui che cosa vuol dire cent'anni e che cosa vuol dire solitudine e che cos'è la soledad, che è diversa dalla solitudine nostra. In ambito, diciamo, latinoamericano. Il tempo. Ciò che porta alla solitudine dei personaggi è il tempo. Anche il potere, anche le condizioni sociali, anche l'aspetto più propriamente deterministico. Ma è il tempo. E Márquez fa un'opera grandiosa di distorsione, inversione, ciclicità e temporalità. Ora vi spiego uno per uno, non vi preoccupate. Voi immaginate che lavoro devo fare io per condensare in un'ora Márquez. Cosa vuol dire distorsione temporale? Per cui noi quando leggiamo un'opera non sappiamo che ha ma che tra A e B c'è un lasso di tempo gigantesco. Tra l'altro, la continuità della generazione è dato anche dalla ripetizione dei nomi. Aureliano si ripete per tutte le generazioni, per esempio. Questo perché? Perché come se avesse una sorta di entropia orientale, Márquez recupera la visione della storia come circolo, per cui gli eventi in una famiglia, i cataclismi, i dolori, le morti, sono circolari, come è circolare il tempo. Ma distorcerlo significa ingannarlo, ingannarlo, non vincerlo. Tempo ci dice, ma ingannarlo e la narrazione, dice Márquez, è uno dei motivi con i quali si potrebbe fronteggiare la fine della realtà, la fine di tutto, la nostra fine, il nostro limite. L'inversione, il ritorno a una condizione precedente, che può essere anche un ricordo. Se io in un romanzo parlo di qualcosa che non c'è più e la nomino, significa che quella cosa non è finita, no? E allora, invertendo il tempo, lo vado a recuperare quando sembra che tutto sia completamente finito. La ciclicità, si è detto, e la temporalità. Per cui noi quando leggiamo quest'opera, e vi voglio leggere l'incipit per farvi capire, e magari riflettiamo insieme su questo. Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Macondo era loro un villaggio di 20 case di argilla e di canna selvatica, costruito sulla riva di un fiume dalle acque diafane che rovinavano per un letto di pietre levigate, bianche ed enormi come uova preistoriche. Il mondo era così recente che molte cose erano prive di nome e per citarle bisognava indicarle col dito. Tutti gli anni, verso il mese di marzo, una famiglia di zingari cenciosi piantava la tenda vicino al villaggio e con grande frastuono di zufoli e tamburi faceva conoscere le nuove invenzioni. Prima portavano la calamita,
uno zingaro corpulento con barba arruffata e mani di passero che si presentò col nome di Melchiades, diede una turbolenta manifestazione pubblica di quella che egli stesso chiamava l'ottava meraviglia dei savi alchimisti della Macedonia. Andò di casa in casa trascinando due lingotti metallici e tutti sbigottirono vedendo che i paioli, le padelle, le molle del focolare e i treppiedi cadevano dal loro posto. E i legni scricchiolavano per la disperazione dei chiodi e delle viti che cercavano di schiavarsi. E perfino gli oggetti perduti da molto tempo ricomparivano dove pure erano stati lungamente cercati e si trascinavano in una turbolenta sbrancata dietro ai ferri magici di Melchiades. Le cose hanno vita propria, proclamava lo zingaro con aspro accento. Si tratta soltanto di risvegliargli l'anima. Questo incipit di 100 anni di solitudine ci fa capire qualcosa in più. Come vi ho detto all'inizio, un uomo si trova dinanzi a un plotone di esecuzione che fa ricorda un tempo, ecco l'inversione. Il remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio, l'aspetto sensoriale della realtà. Per cui è come se fosse incorporata leggenda e folklore. Oppure anche addirittura un personaggio può soffrire prima che qualcosa avvenga, prima che un dramma sta per compiersi, è come se avesse l'aspetto più propriamente di anticipo, avesse coscienza di soffrire prima che la cosa avvenga. È una profezia di sofferenza, una profezia di ferita. Poi c'è un aspetto evidente, l'entrata, la rivelazione. Ecco, il mondo di Marquez non è un mondo bello e fatto, avrebbe detto Rimbaud, no? In cui l'anima è bella e fatta. No, è un mondo che c'è stato, ma che noi che lo leggiamo abbiamo la percezione che sia in perenne costruzione continuamente. Cioè non è mai chiuso, non è un luogo racchiuso, noi abbiamo e conosciamo tutte le variabili possibili. Le variabili possibili si presentano e si presentano attraverso la moltitudine dei personaggi. E poi anche c'è l'aspetto storico. Questo aspetto storico non è casuale, perché i genitori di Marquez si trasferirono a Barranquilla in Colombia affidando il bambino ai nonni materni. Quindi il nonno dell'autore era un liberale e siccome nel romanzo c'è lo scontro tra liberali e progressisti, come Aureliano. Quindi lui non inventa i nomi, ma dà origine a qualcosa che c'è già. E allora perché dovrebbe interessarci la storia delle generazioni di Aureliano Buendía? Cioè, è una storia familiare, un romanzo familiare, perché dovrebbe interessarci? Perché la storia della famiglia Buendía è la storia del mondo. Mette in luce gli archetipi del mondo. È una storia che, sebbene ambientata in Colombia, è una storia che però è espressione di un romanzo totale. Abbiamo detto la storia circolare. Che cosa vuol dire la storia circolare? Che è un eterno presente. Viviamo all'interno di un romanzo in un eterno presente. Gli eventi, la morte, i matrimoni, la scelta dei matrimoni, è una storia che si ripete.
senza che si verifichi alcun progresso. La storia dei liberali contro i conservatori, durante la quale il colonnello Aureliano diviene eroe di guerra, fa preludio, non molto tempo dopo, alla conquista dei conservatori, e gli operai della compagnia bananiera attuano una serie di scioperi in cui viene coinvolto come sindacalista José Arcadio II, che vengono poi repressi con la morte di 3.000 scioperanti. José Arcadio sarà l'unico sopravvissuto, oltre a un bambino di identità ignota. Fuggirà dal treno in mare dove sono diretti tutti i cadaveri della strage, e ritornerà a Macondo. Ma solo una profezia, quindi c'è solo qualcosa che è veggenza, può spezzare l'eterno presente. L'eterno presente permette, quasi, anzi fa avvenire una specie di cristallizzazione del tempo, cioè come se il tempo fosse sempre fermo, no? Accade questo in alcuni paesi arroccati, dove sembra che il tempo è sempre uguale per decenni, no? Tranne qualche cataclismo che può scompaginare. Però abbiamo una percezione all'interno di questo tempo, che esiste una specie di decadimento. È come se ogni personaggio ricasse in sé quasi una frattura. Ed è interessante questo, perché ogni personaggio compie il suo tragitto di formazione all'interno dell'opera, ma con dentro una frattura. Ed è interessante questo. È molto interessante. E vi spiego perché. Perché il libro ha la guerra come radice espressiva. E la guerra dei mille giorni, che si combatté tra il 1899 e il 1901 in Colombia, si è combattuta realmente con la resa dei liberali, che hanno firmato la pace nella compagnia bananiera di Neerlandia il 24 ottobre 1902. Ma la storia di una famiglia colombiana è la storia della Colombia. Márquez è interessato al singolo, perché il singolo è caratteristica totale della società e della nazione intera. Anche se avviene in un contesto evidente, la vera cittadina si trova nella foresta pluviale colombiana, non lontano dal Mar dei Caraibi, nella penisola detta Guajira. Ed è, come Steinbeck fece per Furore, dove dall'Oklahoma si arriva in California, nel Dorado, la costruzione della civiltà passa per i pochi singoli. Macond era uno dei villaggi abitati dai Grignos vicino a Racataca, che è la città natia di Márquez. Quindi Macond era il nome di uno dei villaggi che Márquez ha vissuto realmente. Quindi non ha inventato qualcosa che c'è già, questo è il realismo. Il realismo è dare onore, omaggio alla realtà perché c'è.
E all'interno, pensate, all'interno di un villaggio c'è un universo intero. Cioè, pensare che in un contesto come potrebbe essere questo, si svolge l'epopea di una storia intera, perché nonostante qui non siamo una famiglia reale, ma è come se la nostra storia fosse la storia di una nazione intera. Perché la storia di Aureliano Buendía, la storia della Colombia, è la storia di come la Colombia abbia vissuto la sua intera esistenza di nazione, e lo abbiamo visto anche solo di recente con la pace dei nuclei armati. È la storia di una ferita, di una solitudine. La storia della Colombia è la storia di una solitudine. Quindi abbiamo detto, elemento fantastico, che addirittura forse risale anche ad Hoffman, l'aspetto, diciamo, temporale, e c'è anche un altro aspetto ancora. Oltre, abbiamo detto anche all'esoterismo, è la morte. La morte è la traccia di tutta l'opera di Marquez. Ma non perché sia uno scrittore nichilista o in cui il mistero della realtà è completamente sommerso, ma perché, come vi ho detto all'inizio, c'è un aspetto estremo che è legato al tempo. Il tempo crea solitudine. La sottrazione del tempo alla morte è la sfida. Come si può sottrarre il tempo alla morte? Come si può fronteggiare la morte? Anche Marquez parla di amore. L'amore è ciò che permette di fronteggiare la morte, nemmeno la vita, perché non ci sarebbe partita. Ma è l'amore, cioè solo amando si può annullare la morte, narrando ciò che amo posso annullare la morte. E infatti, quando gli chiesero come si fa a evitare la morte, Marquez risponde: scrivere molto. Il che è vero, pur sapendo insomma che la battaglia è limitante, no? Però anche se è limitante, vale la pena di farlo, no? Con tutte le battaglie. C'è anche, oltre alla morte, anche la parola fine. I personaggi sono estremamente soli, perché è una sfida, è come se io portassi nella mia vita, con le debolezze, gli errori, le tensioni, tutta la mia frattura, il senso del limite, che è presente in tutti i personaggi. Non c'è alcun personaggio, anche il più bello, il più vero, il più decisivo, non è segnato dalla soledad. La soledad non è solamente la solitudine come noi potremmo immaginarla. Potremmo dire che la soledad è una situazione mentale, una sorta di introversione che i discendenti ereditano dal patriarca, che è Osè Arcadio. E questa introversione, questa situazione mentale si trasferisce di personaggio in personaggio, di generazione, sono 7 generazioni. E quindi come avviene questa soledad? Attraverso una duplice situazione. La prima è una sorta di irrequietezza e inquietudine. La seconda istanza è appunto un'urgenza quasi paranoica per
per imprese gratuite senza futuro. Per esempio, rifiutare, come fa Aureliano, gli alti onori. Quindi è una sorta di avversione. Marquez all'interno di tutti i personaggi coniuga la soledad secondo la peculiarità di ognuno e dice che è caratteristica, come la saudade portoghese, la soledad è la condizione naturale dell'uomo colombiano. Addirittura è una soledad permanente. Pensiamo addirittura a uno dei personaggi, che è Rebecca, che si barrica in casa tacciata di un soricino. O appunto, come vi ho detto prima, la totale non appartenenza di Remedios La Bella. A proposito, i Remedios La Bella, un grande gruppo italiano, sono i Modern City Rambles, hanno scritto nel 1997 un album, un concept album diremmo noi oggi, interamente su 100 anni di solitudine, che si chiama Terra e Libertà. Quindi c'è una canzone che si chiama proprio Remedios La Bella, bellissima tra l'altro. E è una sorta, ecco, Remedios La Bella è la inappartenenza dell'uomo al mondo reale. E addirittura Ursula, altro personaggio, dirà che gli Aureliani, cioè tutti gli appartenenti alla famiglia, hanno un carattere introverso e la mente lucida, mentre di José Arcadio, dal superdotato realmente, José Arcadio, fino al dittatore Arcadio e fino al gemello scambiato per Aureliano II, siano impulsivi e bisognosi di compiere grandi imprese. Hanno la gioia del destino tragico. Nel Novecento, per esempio, apro una parentesi, che è un secolo tragico, c'è chi, per esempio, come D'Annunzio, ha sopperito al vuoto dell'io con il prezioso. L'operazione che fa invece Marquez è sopperire alla frattura con l'impresa grandiosa. Cioè è una gioia, è un oltrelimite con la tragedia dentro. Non so come definire. E più aumenta il potere, questo ce lo insegna Shakespeare, più aumenta il potere, più si è soli. Colonnello Aureliano. Quindi il tentativo è che nei 100 anni che compiono le generazioni, quello di rompere totalmente l'aspetto solitario. Quindi è come se si fronteggiassero due caratteri, l'Aureliano e l'Arcadio. Il mito del patriarca che addirittura morto folle sotto un castagno. Però la solitudine è anche l'incapacità di relazione, quindi l'incapacità di amare. Quindi si amano spesso di notte, ma è come se inseguissero, sottraessero, si aggrappassero a un'incapacità relazionale. Quindi cosa fa, dicevo, Marquez? Anticipa il futuro in un presente incerto come pretesto per raccontare un passato mitico. E sembra dirci che della solitudine non ci si libera. Quindi è un po', bisogna andare un po' a patti con la solitudine. Dico un'ultima cosa, poi chiudo, poi lavorate voi. L'ultima cosa è, ne avevo già accennato all'inizio, è il Real Maraviglioso. Il Real Maraviglioso, cioè il Reale Magico. Perché vi ho spiegato com'è il realismo magico? Sono
meraviglioso perché è meraviglioso la realtà, è meravigliosa la realtà stessa. Però non lo spiega il reale, lo dispiega, che è una leggerissima differenza, perché spiegare e dispiegare non è la stessa cosa. Spiegare è porgere, dispiegare è appianare per porgere. Per esempio, una delle caratteristiche principali di Cent'anni di solitudine è proprio questa concezione della letteratura come mondo. Che vuol dire letteratura mondo? Significa che letteratura mondo fa risalire questa espressione al buon Goethe, che sulla è fondata, diciamo così, sulla iterazione di varie culture, capaci di offrire una sorta di fiducia per l'universale umano. Che fa Marquez? Prende la dinastia dei Buendía e la mette in scena. È il destino della Colombia, una gioia con dentro una frattura, e la stessa dinastia è il luogo in cui loro vivono, che è Macondo. Macondo è un luogo isolato, lontanissimo, ma profondamente reale e presente. Sembra quasi aleggiare. Tutto accoglie e tutto vede. Generazioni si susseguono a dispetto di ogni logica. Addirittura le generazioni si ricordano del diluvio, perché a un certo punto nell'opera inizia a piovere. La pioggia può essere benedetta, può distruggere, può spazzare. Per esempio, nei Promessi Sposi citati prima, qua, dopo la peste piove. Piove perché è un momento di redenzione. Può distruggere, quindi distrugge un mondo la pioggia. Il mondo è acqua, il mondo in cui viviamo è acqua, ci sono però le terre emerse. Quindi l'operazione di Marquez è questa, è l'emersione di un mondo antico, la coesistenza delle generazioni è un'unione biologica e culturale. Quindi in questo romanzo, e chiudo, poi lo approfondiamo insieme, coesistono gli opposti, è una coincidenza oppositorum, fede e ragione, storia e memoria, mito e presente, diceria e folklore, politica e magia, vecchio e nuovo insieme. Molto spesso la morte continua a i morti continuano a vivere accanto ai vivi. E il dialogo tra la famosa corrispondenza dei Morosi Sensi che Foscolo mette in scena nei Sepolcri è addirittura un dialogo inesausto tra vivi e morti. E nella letteratura questo è il dato principe, il dato più evidente, il fatto che non esistono barriere tra morte e vita.